Una storia di reinserimento lavorativo, quella di Alfonso, abruzzese di 51 anni, che oggi, grazie all'intervento dell'INAIL, svolge la stessa attività di cui si occupava prima dell'incidente. Mi chiamo Alfonso Assogna, sono un dipendente dell'area legno DTL di Contrada Sant'Agnese, provincia di Pescara. Prima dell'infortunio lavoravo una macchina a controllo numerico. Per questa azienda sono ormai già 10 anni. L'11 luglio del 2017 alcune travi scivolano da un muletto e lo travolgono, causandogli un trauma da schiacciamento a un piede e procurandogli un'invalidità permanente. L'azienda si occupa di strutture in legno, di bioedilizia. Noi siamo produttori di pareti per case in legno, quindi di edilizia alternativa a bioedilizia. Alfonso ha subito un infortunio che purtroppo poteva compromettere quella che era la sua mansione ordinaria, cioè di un operatore specializzato di una macchina a controllo numerico. La sede INAIL di Pescara ha subito avviato un progetto di reinserimento per allestire la postazione di lavoro con un sistema di automazione completa del macchinario utilizzato da Alfonso, per consentirgli di operare in posizione seduta e non più eretta. Inoltre, l'integrazione di un braccio robotizzato ha ridotto al minimo la movimentazione manuale. Grazie a questo reinserimento, l'INAIL ha dato l'opportunità alla ditta dove lavoro di agevolare l'acquisto, diciamo, di un nuovo macchinario con un robot, che tutte le mansioni manuali che io facevo prima adesso non le devo fare più, ma c'è questo robot che è tutto automatico, che cambia lui gli utensili a seconda del tipo di lavorazione che occorre. Noi siamo grati all'INAIL perché grazie all'intervento abbiamo potuto conservare un posto di lavoro di una persona altamente specializzata che ha dimostrato un attaccamento all'azienda encomiabile negli anni e che comunque ci ha permesso di continuare a fare il nostro lavoro senza avere delle criticità, perché riformare un'altra persona per l'azienda, per quella macchina, sarebbe stato molto impegnativo. È sicuramente importante, direi importantissimo, perché innanzitutto la dignità di una persona è rispettata, perché poi a 50 anni ritrovarsi con un problema fisico e non poter più fare un lavoro che mi piace è qualcosa di drammatico. Quindi grazie a questo reinserimento che l'ente INAIL ha messo in atto, io mi sono ritrovato con lo stesso lavoro e quindi sono contentissimo di questo.